Allora, partiamo con l'elaborazione di questo filmato che mi ha mandato Adriano Lolli. Il filmato è questo qui che vediamo in questo momento. È un filmato in formato Full HD e dura 30 secondi. Quindi, secondo le istruzioni che ho dato Adriano, ha realizzato un buon video. L'immagine è buona. Si vedono bene i dettagli, forse leggermente sovraesposta per quanto riguarda l'elaborazione, non parliamo dell'immagine in sé, perché l'immagine in sé è buona e bella, ma quando andremo poi a elaborarla, cioè a sommare i vari fotogrammi, le aree grigie, le aree nere, le aree bianche si sovrapporranno e le aree bianche si diventeranno ancora un pochino più bianche, quindi converrebbe non farlo troppo giusto, diciamo così. Apriamo AutoStacker, il file lo trasciniamo sopra AutoStacker e questa è la nostra immagine on frame. E con control click seleziono una zona che mi interessa maggiormente che venga bloccata nell'elaborazione. La stabilizzazione sarà sulla surface, la plus delta, local e parto con Analyze. AutoStacker, che è la versione 3.1.4 64 bit, sta pre-analizzando l'immagine, non sta facendo ancora niente. Che cosa significa? Che sta leggendosi tutte le 903, i 903 frame che vediamo qua dentro come numero. 903 significa sono 903 fotogrammi che hanno composto questo video da 30 secondi e li sta analizzando. Al termine di questa analisi ci farà un grafico che adesso vediamo che ci dirà la qualità dell'immagine, quindi se il sync era buono o no, se la messa a fuoco era buona o no, se l'immagine si è mossa durante la ripresa o se era ferma. E adesso vediamo il grafico, pochi secondi. Dobbiamo aspettare. Ci siamo quasi. Ecco qua. Questo è il grafico. Allora, la riga di mezzo, quindi viene divisa in quattro sezioni e c'è una riga centrale che indica 50% di qualità. Come vediamo, gran parte delle immagini sono sopra il 50%. Le immagini sono partite molto bene all'inizio e poi man mano la qualità è andata calando, lo vediamo da questa curva. Però direi che noi possiamo sicuramente utilizzare il 75% delle immagini, quindi useremo la percentuale, non un numero fisso. Il risultato lo salviamo come PNG, però prima dobbiamo mettere qua dentro una griglia. La griglia la sceglierò da 48 pixel e farò il Place AP Grid. Place AP Grid mette sull'immagine una griglia composta da tanti quadratini che serviranno per tenere ferma l'immagine. Quindi abbiamo fatto analizza e a questo punto facciamo stack. Stack ci metterà, penso, un paio di minuti. Quindi non ci sarà niente di interessante mentre fa questo stack. L'unica cosa che faremo sarà quello di aprire RegiStacks 6 e lo lasciamo aperto, in modo tale che l'immagine finale elaborata da AutoStacker venga scaricata nel programma RegiStacks aperto. Se non è aperto possiamo mandarglielo lo stesso e lo vediamo dopo. Quindi a questo punto ci vediamo fra un paio di minuti. Siamo quasi terminato finalmente. Ci è voluto parecchio tempo, però la colpa è anche del fatto che non solo stavamo facendo l'elaborazione del filmato,
sto anche registrando dalla webcam del computer e sto registrando lo schermo, quindi il computer ha sofferto un po'. Come vediamo dietro, questa è la schermata di AutoStacker, dietro abbiamo la schermata di Registax. AutoStacker ha inviato l'immagine elaborata direttamente a Registax. Se però Registax fosse stato chiuso, questo non sarebbe avvenuto. Allora avremmo potuto aprire in quel momento Registax e cliccando su Stack Name Options dovremmo premere il pulsante Resend, quindi rinvierebbe a Registax l'immagine elaborata. A questo punto AutoStacker ha completato il suo lavoro e lo chiudo, non serve più. Rimaniamo aperti adesso in questo momento su Registax, vediamo la parte centrale dell'immagine. E con il cratere Gassendi, che è la parte più interessante. Adesso io selezionerò una parte di questo cratere dove appunteremo la nostra attenzione sull'elaborazione, quindi sulla tecnica del wavelets su questa immagine. Useremo Registax solamente per il wavelets. Quindi a questo punto clicco su Show Processing Area, e qui mi fa vedere un triangolino che è un po' piccolino, quindi nel menu in alto Tools, no, Tools Setting Processing Area da 128 lo alziamo a 512 e quindi ci fa vedere un'area più grande. Io posso spostarmi un po' più a sinistra, quindi vediamo i quattro angoli 1, 2, 3, 4. Quindi il processo di elaborazione che farà lo farà momentaneamente solo in questa parte per andare più veloce. Poi successivamente, quando andrà bene, cliccherò su Do All, cioè fai tutto, e lo farà sull'immagine completa. Questo mi consente di vedere velocemente il risultato com'è senza dover aspettare tutta l'elaborazione. Qui negli schemi disponibili il programma si ricarica automaticamente tra quelli salvati precedentemente. Io ogni volta che trovo una configurazione valida per l'immagine che sto elaborando, cerco di salvarla con un nome specifico di quell'immagine, in modo tale che la prossima volta che l'utilizzo quel soggetto e quel telescopio, più o meno riutilizzo un'impostazione già fatta. Quindi in questo caso noi abbiamo un Luna, per esempio, quindi posso prendere Luna. Cliccando su Luna tutti questi cursori si muoveranno automaticamente riprendendo la configurazione salvata su Luna. Ecco fatto. Quindi vediamo questa parte come viene, che già è buona, quindi già va bene. Proviamo un'altra che è Luna Plato, che l'ho usata sul cratere Plato, che era meno pesante, meno forte. Oppure Luna Schiller sul cratere Schiller, troppo, vedete? E qui abbiamo la Luna con il Tech 140, quindi un'immagine abbastanza pulita. Direi che questa è abbastanza buona, farò un Do All, quindi l'elaborazione avverrà su tutta l'immagine completa, quindi vedrò direttamente questa parte. Direi che già è buona questa prima parte, e possiamo provare a riprendere la prima Luna che abbiamo visto, che era questa Luna, che era un po' più forte, facciamo un Do All e vediamo come vengono risaltati. Qui c'è il problema che dicevo all'inizio della sovraesposizione dei piccoli crateri. Questo perché il filmato era stato fatto con esposizione corretta, però sommando centinaia e centinaia di immagini una sulla l'altra, la parte più scura diventa un pochino più chiara e la parte chiara diventa bianca sparata. In questo caso qui abbiamo un bianco sparato qui, anche in questo punto e in questa parte del cratere. Diciamo, è un peccato perché l'immagine in realtà è molto buona, però il risultato è gradevole. Questa salviamo, quindi abbiamo fatto il Do All, facciamo il salvataggio dell'immagine, la salviamo in due o tre formati, poi decidiamo successivamente quale ci piace di più. Ci troviamo nella cartella ASP75 che ha creato Registax, che è dentro la cartella dove avevo salvato i file, che è la cartella XXX. Questa io la chiamo Luna 1, per esempio, che viene salvata in PNG. Poi aspetto un attimo che venga salvata, poi riprendo il primo Luna Tech, che era questo, facciamo Do All, e facciamo un Save Image, torniamo sopra e torniamo su, lo chiamiamo Luna 2. E poi un altro buono era questo, Luna Irregata, no, quella di meno,
Proviamo questa. Questa è l'impostazione che ho usato sull'Ant 102, che però diciamo va bene pure questa. Salviamo anche questa. Ecco qua. Proviamo ancora avanti, vediamo altri schemi. Io mi muovo con la rotella del mouse e vengono caricati i vari schemi man mano che io giro la rotella. Ecco. Ritorno indietro. Normalmente io posso muovere questi cursori per rinforzare questa elaborazione, cercando però di non esagerare questa cosa. Diciamo, adesso alzo anche per far vedere la differenza. C'è un duo. Vediamo l'immagine, a me non piace questo tipo, è molto, molto tirata, un po' troppo. Quindi adesso abbasso questi valori e poi li devo configurare con il denoise per ogni livello. Alzo il denoise, qui non c'era neanche, e riproviamo un duo. E bilanciando tra il contrasto dello sharpen, la quantità di amplificazione di questo contrasto e la diminuzione del rumore, troviamo una giusta compensazione. Adesso io salvo anche questo quarto, poi adesso usciamo dal programma e andiamo a vedere quale ci piace di più. Chiudiamo, torniamo nella cartella, eccola qua, qui abbiamo l'una 1, che è questa. Adesso apriamo un attimo qua, ecco qua, questa è l'una 1, vediamo lo schermo completo, l'una 2, una 3 e l'una 4. 4 forse è eccessiva, 3 direi che tra la 1 e la 3 è il miglior compromesso. Direi che è buona l'immagine, è piacevole. Quindi a questo punto avremmo anche finito l'elaborazione base, quindi potremo passare a un'elaborazione ulteriore, per esempio con Photoshop o con Altimetri. Quindi vediamo, a questo punto abbiamo terminato. Bene, spero vi sia piaciuto. Abbiamo visto come utilizzare due programmi importanti che sono AutoStacker e Registax insieme per ottenere da un filmato sulla Luna, per esempio, un'immagine fotografica di grande importanza, perché il fatto di poter sommare tanti fotogrammi uno sopra l'altro e di poterne scartare tantissimi in maniera automatica ci consente di ottenere un'immagine ferma e con molto più dettaglio di quanto possa essere fatto con un singolo scatto. Spero vi sia piaciuto e vi aspetto alla prossima puntata. Arrivederci.